Inaugurata ad Acilia una casa di accoglienza gestita dalla Caritas, ospiti sono le donne in difficoltà. Isabella Di Chio. Arrivano dalla Somalia, dall'Eritrea, dalla Nigeria le donne ospitate nella casa Santa Bakita, intitolata alla religiosa sudanese proclamata santa da Giovanni Paolo II nel 2000. Una casa gestita dalla Caritas diocesana di Roma, inaugurata ad Acilia, una storia di carità. Questo è frutto di una donazione di un sacerdote romano, è stato per tanti anni una casa di riposo, adesso è diventata una casa di accoglienza per donne e ragazze immigrate e soprattutto rifugiate. Un percorso importante per donne ferite dalla vita. Il percorso che si fa in questo centro è essenzialmente un percorso di accoglienza, di cura della persona, ma anche e soprattutto di integrazione. Un luogo all'insegna della solidarietà, ma anche un polo per il territorio. Una struttura dove anche le persone possono mettersi non solo a servizio, ma diventare partecipi di una accoglienza e di una disponibilità. Un percorso che parte dall'incontro tra operatrice ed ospiti. Daniela ci racconta l'esperienza di Zenab. Arriva dalla Nigeria e da un anno e sei mesi è in Italia. È simpatica, che si sta impegnando, è molto brava nel laboratorio di cucito, sa fare dei vestiti bellissimi e che è qui piano piano per cercare di trovare la sua nuova strada in Italia. Quindi siamo contenti di stare accanto a lei e a tutte le altre ospiti.